Chieste folli da un artista di oltre 100.000 euro venuto number one. Ciao a tutti ragazzi, sono Steven Basilari e oggi voglio portarvi delle richieste che mi hanno fatto impazzire di Steve Aoki, venuto number one sia nel 2015 che nel 2016. Ora vi faccio vedere un elenco di tutte le cose che mi ha chiesto. La prima richiesta, che è stata anche la più facile da esaudire, sono state 7 suite in un famoso hotel a 5 stelle che però mi costarono circa 10.000 euro. All'interno di queste suite però ho voluto che gli facessi trovare un iPhone, un paio di Nike, 5 mutande di Calvin Klein di diversi colori, delle barrette proteiche giapponesi di una marca mai sentita che ho dovuto cercare sul web, 7 bottiglie di acqua, anzi 7 casse di bottiglie di una marca americana con un basso grado di non so quale valore che mi costarono solo quelle $50 l'una, e inoltre mi chiese anche una PlayStation nuova e un dentifricio di una marca giapponese, anche quello che fece una fatica assurda a trovare. Ma come vedete nelle immagini qua sopra, che si appunto riferiscono alla serata number one, la cosa che mi fece impazzire ancora di più era il rider delle torte, perché come sapete Steve Aoki nel suo show lancia le torte in faccia alle persone. Adesso vi spiego come è andato. Il manager infatti ci ha legato un contratto specifico solo per le torte, con dei quiz per capire se il gestore avesse capito come effettivamente realizzare queste torte, che erano poi realizzate e essere lanciati contro la gente. Quindi sì, avete capito bene, c'era un quiz dedicato alle torte. Ecco appunto ragazzi, il problema fu che nel 2015, il primo show che fu appunto dedicato a Steve Aoki, il manager, quando vide le torte lì a Brescia nel mio locale, immerse un dito all'interno, ci guardò e disse: not good. Allora noi lì siamo andati in panico perché ci chiedevamo quale fosse il problema. Il problema sapete qual era? Praticamente il cartoncino sotto le torte era troppo spesso, era il classico cartoncino da torta, loro volevano il cartoncino, quello dei pasticcini, quello più sottile. Quindi ho dovuto chiamare la pasticceria a mezzanotte e mezza, che ha dovuto ritirarmi 10 torte e rifarmi la base per poi poterle lanciare alle 2 sopra le persone, e così andò. Ecco ragazzi, questi erano solo alcuni dei punti di richieste di Steve Aoki della sua agenzia. In realtà in totale erano 188, e da contratto c'era scritto che il manager avrebbe potuto chiedere alla struttura oltre $1000 su ogni punto non rispettato in contanti in serata. Se ti è piaciuto il video e vuoi sapere qualche altra curiosità nel mondo degli artisti, lascia like, condividi il video con i tuoi amici, ma soprattutto se ami la musica EDM, commentami con un DJ che vorresti finalmente tornasse al number one quest'inverno. Bella raga!